Il maltempo degli ultimi giorni non ha risparmiato neanche il Vallo di Diano, anche se i danni maggiori sono stati provocati dai fulmini che abbattendosi sul territorio hanno provocato anche fiamme di incendi su cui non è stato facile intervenire. Due diversi episodi hanno interessato il comprensorio Valdianese a nord e a sud del territorio, che hanno richiesto l'intervento delle squadre dell'antincendio boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano e dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. In Particolare a Montesano sulla Marcellana e precisamente in località Castelluccio. Nel pomeriggio di martedì il violento temporale che ha interessato il territorio è stato accompagnato da violenti fulmini. Uno di questi è precipitato in una pineta sita nel comune di Montesano, da cui è divampato poi un incendio rivelatosi difficile da domare, nonostante l'intensità della pioggia che ha continuato a cadere incessante. La fumarola all'interno del perimetro interessato dalla caduta del fulmine, infatti, ha continuato a persistere fino alla mattinata di ieri, rendendo necessario l'intervento della squadra antincendio boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano, distanza presso il distaccamento di San Rufo. Complicato per il personale dell'antincendio arrivare sul posto con i mezzi in dotazione. Ciò però non ha impedito alla squadra di raggiungere il luogo interessato dalle fiamme, procedendo a piedi per effettuare le operazioni. Di perimetrazione dell'area interessata dal fuoco. Oltre alla squadra di San Rufo, sul posto sono giunti anche i colleghi del distaccamento di Padula e gli operai idraulico-forestali di Montesano. Il maltempo e i fulmini hanno inoltre provocato nel pomeriggio di ieri un altro incendio, questa volta avvenuto tra Polla e Sant'Arsenio. Interessato dalle fiamme, un fienile sito in località Pozzo, su cui è caduto un altro fulmine, provocando fiamme che hanno distrutto 300 balle di fieno. Sul posto è immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che sono riusciti a domare le fiamme, evitando danni ben più gravi alle strutture adiacenti al fienile.